Benvenute ragazze, benvenute in questa prima edizione di Storie Parallele. Salutatevi a questo punto, già che ci siete. Ciao Elena, come stai? Ciao Erika. No, bene, dai, dai, diciamo che fa caldo, ma si tira avanti. Passiamo con la prima domanda, iniziamo l'intervista. Avete scelto sia Elena sia Erika, due sport molto rappresentativi nei paesi dove siete cresciute. Elena, cresciuta in Italia, che ha scelto il calcio. Erika, che è cresciuta in America e che pratica il softball. Questo fatto che questi sport fossero così rappresentativi nei vostri paesi ha influenzato la vostra scelta di praticare lo sport o è stato pura amore a prima vista? Allora, ovviamente, vabbè, il calcio si sa benissimo in Italia, è uno degli sport più conosciuti e quindi nel mio caso è stato, penso, un amore a prima vista, anzi forse prima della nascita, perché comunque mia mamma già quando era incinta andava allo stadio a vedere la Fiorentina, io sono di Firenze e quindi insomma diciamo che probabilmente ci sono nata con un pallone fra i piedi e quindi con il sangue viola e quindi ovviamente già molto prima di nascere, ecco, quindi penso di essere, che sia stato diciamo così soltanto un amore a prima vista, dovevo soltanto incrociarmi con un pallone per innamorarmi, ecco. Per me è simile alla storia di Elena, mia mamma ha giocato da quando aveva 16-17 anni, è andata alle Olimpiadi nel 2000 con l'Italia e anche mio papà giocava a baseball, quindi per me anche prima della nascita avevo già l'amore per questo sport, poi a 7 anni ho deciso di provarlo da sola senza neanche lo sforzo dei miei genitori, l'ho scelto io di fare come sport e mi sono innamorata subito, quindi anche per me già da prima della nascita. Ecco, poi avete intrapreso percorsi importanti, ad esempio Elena, dopo, come hai citato, la Fiorentina, il Brescia, dove hai vinto due scudetti, e poi il passaggio in Spagna all'Atletico Madrid, in cui poi hai vinto una Liga. Quali sono stati i motivi che ti hanno spinto a firmare per un club spagnolo e quindi avventurarti nel campionato spagnolo? Ma guardi, ti dico, fin da quando ero piccina avevo voglia di fare un'esperienza all'estero perché secondo me è un'esperienza fuori, Erika lo potrà confermare, comunque ti insegna veramente tantissimo, ti dà una cultura, un'apertura a livello mentale che non hai se rimani nello stesso paese e cresci con le stesse persone, quindi volevo farla, avevo avuto addirittura la possibilità di entrare in un college americano, quindi chissà, casomai ci saremmo anche beccate in America, però non ho, diciamo così, non ho colto l'occasione, ma perché comunque ero un po' piccola e insomma andare dall'altra parte del mondo più o meno non è proprio facile da sola, anche se si sa bene che in America lo sport viene considerato veramente top level, quindi diciamo che ho rifiutato quell'offerta lì, poi me ne sono andata a casa comunque a 19 anni per intraprendere l'esperienza a Brescia, come hai detto. E quando poi dopo si è aperta questa opportunità, mi si è presentata l'opportunità di andare a Madrid, insomma, non ho assolutamente voluto rinunciarvi, anche perché si parla di Madrid, una bellissima città, di un grandissimo club come l'Atletico, conosciuto in tutto il mondo, e quindi, insomma, sarei stata un po' stupida se non avessi colto la palla al balzo, ecco. Ecco, invece i primi passi di Erika sono stati in America, e poi appunto la grande avventura alla McNeese University con i record superati, tantissimi record ottenuti in battuta, e poi in Italia il grande traguardo raggiunto con la nazionale, con la qualificazione alle Olimpiadi. Questa qualificazione, questa avventura anche in Italia, pensi che questo, Erika, possa influenzare le tue scelte future facendoti restare in Italia o comunque nel tuo futuro c'è l'America? In realtà per adesso sono un po' indecisa, nel senso perché adesso vado sempre avanti e indietro, quindi questa opportunità di fare tutte e due esperienze e quindi adesso sono comoda così, faccio un po' là, faccio un po' qua in Italia, quindi un po' diciamo che ho tutti e due i mondi, li riesco a avere, però nel futuro dipende se rimango nel mondo del softball. In America ci sono molte più opportunità che forse riesco a fare più esperienza, allenare a un livello molto più alto
E quindi dipende, sta a me e dipende quello che voglio fare dopo la mia carriera. Però in Italia, cioè, o ci sto adesso o torno dopo, però in Italia ci rimango, quindi dipende sempre col futuro e quello che faccio dopo. È stato un periodo particolare, quello degli ultimi mesi, e sia Elena sia Erika avevano programmi importanti prima che succedesse la pandemia. Partiamo da Elena, ad esempio, che era in Portogallo quando sono scoppiati i primi casi di Covid-19, che hanno fatto rientrare in Italia prima di giocare la finale del torneo. Da quel momento ad oggi, che cosa è successo? Che cosa è cambiato? Beh, allora ti dico, io appunto mi trovo in Portogallo con la nazionale, era alle porte la finale del torneo dell'Algarve, e volevamo ovviamente giocarla, però la finale era, se non vado errata, il mercoledì, e più o meno lunedì e martedì si sono alternati i momenti di sì, torniamo in Italia perché chiude tutto, no, non ci sono problemi perché tanto ci verrà messo a disposizione un jet privato per poter rientrare, e poi martedì, quando stavamo praticamente finendo di fare l'ultimo allenamento, arrivano a dirci: guardate, l'Italia chiude, zona rossa, se non rientriamo praticamente rischiamo di fare quarantena direttamente in Portogallo. Panico totale, perché ho detto: porca miseria, non è il caso. Io ovviamente non sono rientrata in Italia, perché io, essendo una dipendente giocatrice professionista dell'Atletico Madrid, sono rientrata a Madrid e con un po' di, diciamo così, paura e timore, perché alla fine non sapevo che cosa poteva succedere in Italia o qui a Firenze a mia famiglia, amici, eccetera, quindi insomma non è stata una cosa facile. Fortuna è che io appunto sono rientrata a Madrid, là per fortuna sono rimasta in casa, ho avuto dei vicini che mi hanno aiutato moltissimo e quindi sono riuscita a continuare i miei allenamenti. Sono rientrata qui a Firenze il 4 di giugno per evitare di dover fare nuovamente quarantena, perché dopo 2 mesi e mezzo non mi meritavo di fare altri 15 giorni più o meno in casa e mi sarei probabilmente sparata qualcosa in testa piuttosto. E quindi niente, è cambiato sicuramente la mia mentalità, perché uno si deve adattare, deve capire quali sono veramente le priorità, e poi è cambiata la mia voglia di giocare, nel senso che se già prima ero una persona che amava, adorava il calcio, adesso mi sono finalmente potuta rimettere gli scarpini per entrare in un campo da calcio dopo più di 2 mesi e mezzo, e non vedo l'ora di poter ricominciare gli allenamenti. Quindi una bambina che fa il primo allenamento a calcio, più o meno sono. Ecco, e a proposito di Spagna, Erika, con la nazionale italiana, doveva andare a Barcellona per giocare dei test match nel momento in cui sono scoppiati i primi casi di Covid-19. Allora, io ero in America, a San Diego, che mi allenavo lì, ero lì il mese di febbraio, e dovevo andare direttamente a Barcellona e raggiungevo la squadra là. E la mattina del mio volo, che avevo il volo presto mattina, tipo alle 4 del mattino mi sveglio e tutti i messaggi e chiamate perse che c'è questo il Covid in Italia, che la zona rossa, che non si andava più a Barcellona, tutto cancellato, e io che stavo per andare in aeroporto, quindi ho deciso di andare a Barcellona lo stesso. Sono arrivata a Barcellona e poi ho preso anche un altro volo per tornare in Italia. Ho fatto la quarantena a Modena con i miei genitori, quindi meno male avevo loro. Sono stata lì e poi mi sa metà maggio, quando si poteva uscire, sono tornata a Forlì, che abbiamo iniziato a fare un po' di allenamenti così. Però in quarantena mi sono allenata da sola, non sono riuscita a fare niente con il softball, quindi era tutta palestra, cardio, e quindi quello era quello che mi spingeva di più, soprattutto mentalmente, perché non so se anche Elena lo sentiva così, ma c'erano dei giorni che proprio non ti sentivi di fare niente, e quindi mi spingeva molto mentalmente. E niente, la quarantena meno male che è finita, adesso riesco a tornare in campo, stare con le mie compagne di squadra, i miei amici, e diciamo che questi 3 mesi in quarantena mi ha fatto capire quanto davvero amo questo sport e cosa vuol dire per me a giocare a softball, soprattutto a livello nazionale, rappresentare l'Italia. Soprattutto con gli impegni che dovevamo avere quest'estate, quindi
Adesso ho un amore diverso per questo sport, non vedo l'ora di tornare con la squadra in nazionale e di raggiungere il nostro obiettivo il prossimo anno e di dare molto di più anche quest'anno, perché non voglio mai più stare 3 mesi senza allenamenti, senza la terra rossa, quindi adesso finalmente stiamo migliorando e adesso vediamo dove si va. Ecco, e sperando di ricominciare a giocare partite anche per la nazionale. Siccome entrambi difendete i colori azzurri, vi chiedo, la prima volta in assoluto che l'avete indossata, che età avevate, che ricordi avete di quella prima partita e che emozione vi ha regalato vestire quella maglia? Allora, io quando ho messo la maglia della nazionale per la prima volta è stato nel 2009, e è stata un'emozione straordinaria, perché io mi ricordo ancora che avevamo un triangolare, tra l'altro qua in Toscana, e con l'Under 17, e ovviamente io ero piccolina, non avevo mai vissuto niente di tutto ciò e mai mi sarei aspettata di poterlo vivere sinceramente, soprattutto così, così piccola, avere quella fortuna. E mi ricordo ovviamente quando il magazziniere arriva e ti lascia la maglietta e ti dice: tieni, questa è la tua maglietta, devi scegliere il numero e devi fare le cose, non realizzi, perché dici: cavolo, ma io, cioè, questa maglia l'ho vista in televisione, cioè l'hanno portata a giocatori importanti, quindi dici, realizzi che stai arrivando veramente a raggiungere i tuoi obiettivi. Poi ovviamente da lì a raggiungerli tutti ce n'è ancora di strada da fare, però ti tremano tantissimo le gambe. A me l'Inno di Mameli mi ha sempre provocato grandissime emozioni, me le continuo a provocare tuttora, e quindi mi ritengo una persona veramente veramente fortunata ad aver avuto la possibilità di vestire la maglia azzurra già a 15 anni più o meno. No, per me era, se mi ricordo bene, l'estate del 2014 con l'Under 19, quindi la nazionale juniores, e abbiamo fatto come primo torneo era l'Europeo in Olanda, e non mi ricordo bene contro chi giocavamo come prima partita, però mi ricordo che indossando la maglia per la prima volta era un'emozione fortissima, perché pensavo solo a mia mamma, pensavo a tutte le storie che mi diceva lei di quando indossava lei la casacca, e ero molto orgogliosa, molto fiera di quello che ha passato mia mamma e quello che stavo per raggiungere, gli obiettivi che stavo per raggiungere io, e ero contenta che finalmente riuscivo a capire le emozioni che ha sentito mia mamma, e quindi per me ero molto felice, ancora molto giovane, quindi io giocavo sempre per divertimento, non è che pensavo molto al mio futuro, ero lì che indossavo la maglia dell'Italia, contenta, stavo per iniziare anche l'università in America, e quindi secondo me l'emozione più grossa è stata la mia prima volta con la Seniores, che ho iniziato a capire che questo è veramente un mio sogno e che riesco a fare tantissime cose con questa squadra, con questa nazionale, e rappresentando l'Italia in qualsiasi cosa che facciamo è davvero un onore, e sono molto contenta di indossare questa casacca. Ecco, Elena, conoscevi il softball prima che ti contattassimo, insomma, o hai mai giocato a softball? No, allora, sono sincera, il softball non lo conoscevo, seguo, vedo qualche immagine del baseball americano che può avere più o meno qualcosa a che fare con il vostro sport, però nello specifico no, ma perché ci ho provato qualche volta e non sono stata molto, molto buona a cercare di prendere la pallina, non è proprio una cosa che mi riesce molto bene, quindi ho detto chiudiamo, evitiamo di distruggere qualche vetro qui per la strada, che già ho distrutto tutti i quadri in casa, ho detto evitiamo di fare altri danni, quindi no, devo essere sincera, però sono sicura che, anzi, sono molto curiosa di questi sport, diciamo così, definiamoli, perché anche il calcio femminile comunque è uno sport minore, si voglia o non si voglia, più o meno tutti gli sport, non il calcio maschile, sono sport minori, almeno in Italia, e quindi sicuramente vi seguirò con tantissima passione, e ormai ci avete una tifosa in più assolutamente, quindi appena Grande. Potrò vi verrò a vedere, e casomai mi date qualche consiglio, perché insomma
potrei migliorare un po', secondo e me. E adesso qualcosa. Ti facciamo anche uscire da questa intervista con qualche informazione più sul softball. Ovviamente, Erika, puoi darle una mano, perché immagino che le domande magari non sono sempre semplicissime, ma ad esempio, hai idea di quante giocatrici scendono in campo nel softball? Allora, vi dico che ovviamente un po' mi sono cercato di informarmi, ma non ho idea delle informazioni perché uno segue, guarda, casomai Wikipedia, ma casomai si sa bene che l'ha scritto più o meno mia nonna, casomai alcune volte, su, quindi non si può sapere se è vero. Secondo me sono 9, però... 9. Annuisce, il capitano annuisce, sono 9. Meno male. Cioè, c'ho le goccioline, ve lo dico, e ora inizio a sudare. Vediamo. Da quanti inning è composta una partita di softball? Attenzione che questa trabocchetto. Un po' di più. No. Un po' di più. Quasi, un po' di più. Brava. Yes. Sette. Che cos'è un home run? Allora, io non so leggere né scrivere, però home run penso sia quando uno fa... Cioè, sarà il rientro alla base. Te lo dico, quando... in italiano è fuori campo. Esatto. Quando uno lancia fuori, poi dopo riesce a fare tutto il giro e a tornare nella casa base. Yes, quando il battitore batte la palla che esce dal campo, cioè esce proprio dagli esterni e poi fa tutto il giro fuori campo. Sì. Ok, perfetto. Quello allora, dai, con l'inglese me l'ero cavata un po'. Te la diamo valida. Meno male. Chi detiene il maggior numero di titoli europei? L'Italia, secondo me, siamo noi, ragazzi. Senza ombra di dubbio. Poi ci sono quegli altri, non importa. Avanti. E chi sono quegli altri? Qual è la nazionale per eccellenza rivale della nazionale italiana? Allora, Olanda? Brava. Yes! L'Olanda, perfetto. Ma che numero porta Erika Piancaselli in nazionale? E qui, sì, Erika, puoi suggerire? Qui lo so perché... Ovviamente mi dite di fare un'intervista a una persona, io inizio a seguirla su Instagram, c'è scritto Erika Piancaselli 20, io ti dico 20, cioè secondo me è il numero il suo, 20, così 20, è, sì. Però non lo... E 20 tra l'altro è un bel numero, grazie, bel numero. E 20 il numero fu. Di mia mamma, ho iniziato mia mamma col 20, quindi... Ah ecco, allora... Chapeau, veramente. Mettiamo la prova Erika sul calcio. Vediamo, vai. Ovviamente come Erika ti ha dato una mano, anche tu puoi darla ad Erika. Quanto dura una partita di calcio? Allora, ci sono due tempi da 45 minuti, quindi 90. Quanti cambi si possono fare durante una partita di calcio? Tre. Attenzione. Tre, ma adesso mi sa che è diverso con le regole Covid, no? Interessante questa cosa. Confermo, in realtà sono, ultimamente dovrebbero essere, se non vado errata, 4 e le regole con le regole Covid sono 5. In quanti si gioca a calcio? 11. Grazie. Yes, 11 per squadra. Parate, adesso la super domanda che vale 1000 punti. Cos'è la regola del fuorigioco? Vabbè, però vediamo come la gira lei e poi dopo io mi attacco eventualmente. So solo che, allora, quando l'attaccante supera una linea dei difensori... Ci sei. E la palla non è ancora superata la linea, non lo so. Qualcosa con un attaccante che non è un posto dove non dovrebbe essere. La base c'è, sì, la base c'è, perfetta. Direi, io i 1000 punti glieli do. Io glieli do a mani basse proprio, cioè, ma così. Che numero di maglia ha Elena in nazionale? Allora, come ha detto Elena, anch'io ho fatto un po' di ricerche e l'ho seguita anch'io su Instagram, però lei ha il numero 5 in nazionale. Poi con Madrid che numero? 5. Anche sempre lì. 5. Nome? Elena.
Erika. Soprannome. Linus. Urca, amo, Erichi, Italian Stallion, insegna un po'. Dove sei nata? A Fiesole, Firenze. Modena. La materia che ti piaceva di più a scuola? Ce n'era una. Educazione fisica, ma dai, scontato. Per me scienze. Hai tatuaggi? Forse mi stai chiedendo se non ho tatuaggi. Da. Direi di sì, così è intuito. Sì, ce ne ho tre. Piercing? L'avevo uno alla lingua, l'ho tolto. Io sì, tutto l'orecchio, il naso, ombelico, dappertutto. Fidanzata? Sì, felicemente no. Anche. Colore preferito? Viola, fiorentina. Blu, nazionale. Android o iOS? iOS. iOS, sempre a vita. La prima cosa che noti in una persona? Gli occhi, in assoluto. Sorriso. Il tuo punto debole? Oddio, non lo so. Forse l'accento fiorentino, non lo so, non saprei che dirti. Per me il cibo, se non ho proprio controllo. La parolaccia che dici più spesso? Da buona fiorentina, mamma ogni tanto ci scappa. Chi mi conosce sa che io le parolacce non le dico, quindi io spesso dico vacca boia o m***a. Supereroe preferito? Non lo so, non ne ho idea, non guardavo tantissimi cartoni animati, Superman. Io devo dire Spider-Man. Serie preferita? C'ho tipo il criceto che si è fermato nel cervello. Non ne ho. No, serie preferita. Ma io ti dico l'ultima che ho visto, penso prima e ultima tra l'altro, vista perché non guardo serie TV. I Medici, ovviamente Firenze, più Firenze di Medici non ce n'è, quindi. Io una preferita non ce l'ho, però l'ultima che ho guardato è stato 13. La prima cosa che faresti se domani vincessi la lotteria? Le probabilità di poter vincere sono talmente poche, non ci avevo mai nemmeno pensato. Quindi, non lo so, penso sinceramente probabilmente prendere una casa per poter far star bene la mia famiglia. Io uguale, però soprattutto andrei anche in vacanza a Bora Bora. Bella. Sei una persona gelosa? Sì, dipende dalla fiducia che ci può essere. Cioè, se c'è la fiducia, no, se non c'è, sì. Cioè, dipende dall'altra persona. Film preferito? Più un thriller azione 007, tutta la saga di 007. Quella, vai, andata. Per me, stando con lo sport, Le ragazze vincenti. Piatto preferito? Pizza. In assoluto, qualsiasi, proprio. Sì, qualsiasi carboidrato, quindi pasta, pizza, pane, qualsiasi. Dai, però, scusa, se viene a Firenze, perlomeno una fiorentina te la mangi. Cioè, una bella. Sì, no, quello sì, quello sì. Cibo che proprio non riesce a mangiare. Non ho mai assaggiato il cinese, sono stata in Cina e quindi credo che il cinese non lo mangerò mai, posso assicurare. Per me, guarda, qualsiasi pesce che ha le spine, ma perché mi scoccia proprio di togliere le spine e mangiare quel pesce lì, quindi sto sempre con i pesci senza spine. È andato in vacanza, mare o montagna? Vacanze, sì, le vedo in fondo al tunnel, probabilmente fra qualche anno farò una vacanza. No, scherzo, ma è mare, mare in assoluto, mare, 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 100%. Dolce o salato? Dolce. Dolce. La gioia più grande della tua vita extrasportiva? C'è l'hashtag di solito che utilizzavo io, era mai una gioia, quindi le gioie non è che ne ho così tante da dire. Ma beh, il fatto di
di aver finito il liceo, devo dire che è una gioia al momento, e l'aver ripreso l'università, dai, diciamo queste due. E per me il fatto che riesco ad andare sempre avanti e indietro dagli Stati Uniti e l'Italia e viaggiare, quindi quella è sempre una gioia. La prima cosa che fai quando ti svegli? Cerco di svegliarmi, cioè mi tiro dell'acqua nel viso per aprire gli occhi, perché se no non riesco nemmeno a vedere cosa mangio a colazione. Per me, chi mi conosce sa che io adoro la colazione, quindi sto già pensando alla colazione prima di andare a letto. Quindi quando mi sveglio, il primo pensiero è la Saggio. colazione e poi sì, mi lavo la faccia e vado subito a mangiare. Hai mai tradito? No. E spero di non farlo nemmeno, sinceramente. No, Se ti tradiscono, perdoni? no. Non lo so, ti direi di no, però secondo me dipende dalle situazioni, quindi non voglio dirti un no certo e chiuso. Io dico di no subito, però alla fine per riuscire a passare e andare avanti con la vita, sì, perdono, però non vuol dire che il rapporto è uguale. Avete mai controllato il telefonino del vostro partner? Ma sinceramente a me c'ha direttamente tutti gli accessi praticamente di tutti i miei social, quindi non c'è bisogno che gli lasci il telefono, può controllare direttamente senza problemi. Io il suo no. Io devo dire di sì, ma non volevo, ma l'ho fatto. Però sempre, sempre con la fiducia anche lì. La tua paura più grande? La mia paura più grande è non riuscire ad ottenere gli obiettivi che mi sono prefissata. Ci tengo tanto a quello che faccio, lo voglio fare sempre al 100%, e il fatto di poter fallire, che fa parte anche del nostro lavoro, ovviamente un po' di paura e di timore me lo mette. E io uguale, cioè secondo me è una cosa proprio da atleta che vuoi dare sempre il meglio, quindi hai paura di non riuscirci. Citazione preferita. Per aspera ad astra, latino. Attraverso le avversità puoi raggiungere le stelle. Bello. E per me cambia con quello che faccio, però nel softball un lancio alla volta, con la vita un passo alla volta, un giorno alla volta, sempre in quella maniera. Canzone preferita. Io adoro Laura Pausini, Alessandra Amoroso, quindi basta che scegliate voi una di quelle. L'ultima che ha fatto è karaoke, quindi ti dico karaoke. Poi con le sci non è che mi hanno messo le K, ma gli è uguale, non ne pronuncio lo stesso, sicché. E per me mi piace molto Lauren Daigle, è un'americana, quindi qualsiasi canzone che fa lei mi piace molto. Ultima domanda, come ti immagini tra 10 anni? Ma io mi auguro di giocare ancora a calcio fra 10 anni, sinceramente. Quindi, boh, giocatrice, probabilmente con qualche ruga in più di quelle che ho ora. Felice, tanto felice di quello che sto facendo, e mi auguro già con un ottimo futuro davanti. Sì, per me spero di continuare a giocare. Se non sto giocando, sarò sempre nel mondo del softball, quindi o alleno o faccio qualcosa nel mondo del softball. Spero di avere una famiglia e sì, un futuro, come diceva Elena, e di essere contenta, felice. Grazie mille per essere state con noi e se volete salutare il pubblico, prego. Ciao ragazzi, spero vi sia piaciuta la nostra intervista, e per quanto riguarda il softball avete sicuramente guadagnato una tifosa in più. Ciao a tutti, grazie ancora per questa intervista, per ascoltarci un po' e anche dal mondo del softball hai tutta una squadra che vi segue adesso, quindi. E adesso tifiamo anche noi il calcio. Ovviamente un'ultima cosa. Indipendentemente dallo sport, Forza Italia, quindi Forza alla grande Italia, tutti quanti. sempre, sempre Forza Italia.